La donna, l'essere creato per generare altra umanità, persona a cui la società a volte impone un ruolo diverso dalla sua natura. Uomo, donna, due nomi per intendere la diversa espressione della vita. Entrambi si completano ed è la loro diversità che li rende complementari. La donna è oggetto di costrizioni umane, frutto delle credenze e della cultura, pertanto limitata nel raggiungimento della parità di diritti. La parità accettata dalla natura si realizza con la comunicazione e comprensione tra individui. Questo genera evoluzione sociale. L'incomprensione e il pensare in maniera univoca genera limiti, false relazioni e disuguaglianze di ogni tipo. La parità non deve essere espressa nella fisiologia, ma nel rispetto sociale di ciascun individuo. Comprendere noi stessi è la chiave per comprendere gli altri e ciò ci aiuta ad andare oltre i limiti imposti dalla cultura. È solo ascoltando la nostra vera natura, nei nostri più remoti istinti, che possiamo bypassare la ragione che genera credenze. Non importa cosa tu faccia, quanto diverso tu sia o quanto uguale ti impongano di essere, ma quello che sei in natura.